Napoli ritrova la festa di Piedigrotta, un'iniziativa popolare che unisce turismo, cultura, storia e religione nello spirito di una tradizione che sa convivere con gli esperimenti delle nuove generazioni. Si svolgeranno dal 7 al 28 settembre gli eventi che caratterizzano l'edizione del 2012, in un territorio che include il santuario di Santa Maria di Piedigrotta e il lungomare di Via Caracciolo, la spiaggia di Mergellina con l'omonima stazione ferroviaria, la villa comunale con la cassa armonica e la casina pompeiana e il teatro San Carlo. L'idea è quella di mettere insieme sinergicamente più cose, un'operazione non sempre facile, ma siamo contenti di aver appunto lavorato insieme alla parrocchia, alla comunità, al maestro De Simone, a quelle associazioni che si sono resi disponibili a collaborare alla festa di quest'anno e ci auguriamo che sia un programma che possa essere seguito dai cittadini e dai turisti, ma soprattutto che sia l'inizio di un percorso per cui rimanga stabile la Piedigrotta. Verrà dato spazio alla creatività del quartiere e all'inventiva delle mamme che con le classiche macchine da cucire realizzeranno i vestitini di carta che i bambini indosseranno durante la festosa sfilata. Allestimenti urbani luminosi, mostre fotografiche, processioni di pescatori, laboratori musicali riservati ai più piccoli, performance sonore itineranti, liturgie ed esplosioni pirotecniche di colori saranno il contenuto di un evento dedicato sia al quartiere che ai turisti. Evento speciale il 18 settembre al Teatro San Carlo con uno spettacolo del maestro Roberto De Simone. Io tendo a distaccarmi il più possibile dagli elementi, diciamo, o i brandelli che ci sono arrivati attraverso le gestioni laurine, anche le più recenti gestioni bassoliniane, che praticamente fanno capo a elementi che si sono sincretizzati sul culto, ma che nulla hanno a che vedere con la religiosità, vale a dire i carri, vale a dire le luminarie, vale a dire le canzoni, vale a dire altre cose che nulla hanno a che vedere con la religiosità della festa. Si sono aggregati man mano e poi in tempo laurino sono stati adottati come veicolo di propaganda personale.